tempo di prototipi per KTM qui ad EICMA, dopo aver aggiornato Intermoto e la gamma Adventure, ha cambiato anche un po' la denominazione. Qui arriva una novità, però non sarà disponibile subito sul mercato, bisognerà elaborarla. Si tratta della 790 Duke ed è la prossima generazione di Naked, ma forse potrebbe nascere anche un progetto che riguarda anche il mondo Adventure. Un prototipo di super bicilindrico, perché si parla di prestazioni al top per quanto riguarda il segmento, ma soprattutto interessante perché ci proporrà un'elettronica completamente personalizzabile, forse tramite app oppure tramite computer o addirittura tramite il sistema di bordo, chi lo sa, e un cambio, un quick shifter veramente rapido, così lo definisce KTM, e chissà quali saranno le sue prestazioni. Nell'attesa si aggiorna la 390 Duke, che porta una serie di caratteristiche inedite, ride by wire, strumentazione a colori LCD fantastica, la vedete nelle immagini, nuova firma luminosa LED e qualche alleggerimento e qualche incremento di prestazione. Molto simili anche le modifiche che hanno accolto la 1290 Super Duke R e la versione GT, quella su cui sono adesso. Anche in questo caso abbiamo strumentazione a colori, c'è la firma luminosa LED, molto bella, set di sospensioni DVP con anche l'ammortizzatore di sterzo, e poi un'elettronica di prim'ordine, c'è il keyless, c'è il traction control, stability control, insomma ABS ovviamente immancabile, tutto quello che ci si aspetta su una moderna naked ad alte prestazioni, che non ha nulla o comunque ha pochissimo da invidiare alle super sportive. Dettagli, informazioni, foto li trovate tutti nel link nell'info box in descrizione.